Un'iniziativa per fare qualcosa di concreto per la sua città, Cerignola, da Sì. dove è nativo, per allontanarla dalle mani della criminalità e renderla più aperta agli interessi della gente. Questo è il senso del progetto ideato da Savino Zaba, una delle voci più amate dal pubblico radiofonico e televisivo, che sarà presentata venerdì 3 ottobre presso l'ex Opera al Piano delle Fosse, patrimonio UNESCO, alle 19:30. Lo stesso showman l'aveva data in esclusiva a Speciale News nel corso della manifestazione dei centisti avvenuta ai primi di settembre. Il capo del governo di Hong Kong ha chiesto la fine immediata delle manifestazioni in corso. Lo ha fatto con una dichiarazione alla stampa e ha sostenuto che alcuni servizi essenziali hanno avuto difficoltà a causa del blocco di alcune delle principali arterie messe in atto dai manifestanti. Subito la replica del leader della protesta studentesca, che ha espresso la volontà di incontrare il capo del governo. Gli stessi leader hanno comunicato che i luoghi occupati in questi giorni verranno chiamati Piazza della Democrazia. Riparte mercoledì dopo la pausa il mondiale di volley femminile. Per l'Italia di Marco Bonitta, dopo la prima fase disputata a Roma con 3 vittorie e una sconfitta contro la Repubblica Dominicana per 3-2 domenica scorsa, adesso le attende la seconda fase che sarà in Puglia a Bari. Si cerca di dare continuità a quanto di positivo si è fatto finora. Primo match contro l'Azerbaigian alla Palasport Barese tra 24 ore alle ore 20.